Vado a salutare Marzio Amendola, che è l'editore di questo sito di controinformazione sulla Cina, che si chiama againstchina.com, con un punto di vista, come vi raccontavo prima, assolutamente privilegiato, sia per motivi di lavoro ma non solo, da parte di Marzio. E allora, prima di entrare anche nell'attualità dell'accordo di questi giorni in pompa magna eccetera con la Cina, magari, ecco, sarà opportuno, giusto per poi capire le tue riflessioni, come sei arrivato, come sei entrato in contatto con il mondo cinese. Il nome magari del sito è un po' forte, è stato volutamente scelto in questo modo, ma diciamo che l'obiettivo non è sicuramente quello di demonizzare il popolo cinese, che è molto molto interessante, molto affascinante, ha una storia, cioè è degno di grande ammirazione per tanti aspetti, ma chiaramente l'obiettivo, il target sul quale puntiamo è il regime, sostanzialmente il regime e quello che sta determinando con la sua politica, con le sue mire e con i suoi progetti. Quindi una distinzione, e mi fa piacere perché gli amici cinesi che ho lo capiscono, è che siamo focalizzati su una questione politica ed economica, non assolutamente sull'aspetto umano, perché devo dire che diciamo il mio sentimento, la mia attrazione nei confronti di questa cultura è immutata, anche se diciamo che quando siamo partiti, io ho avuto la fortuna di lavorare per una grossa multinazionale nel settore bancario e finanziario, mi ha permesso di avere tutta una serie di contatti che mi hanno consentito, poi quando mi sono messo in proprio, di poter fare quello che sognavo di fare, quindi sviluppare un mio business con anche una diramazione verso la Cina. E devo dire che i primi anni vedevo soltanto con entusiasmo, perché effettivamente quando si va in Cina si è molto catturati da un'atmosfera molto diversa, molto, molto esotica, quindi non avevo nessun tipo di preclusione. Poi, diciamo, salendo anche nel livello di relazioni e vedendo le logiche nelle quali mi vedevo coinvolto nelle negoziazioni del business, ho preso coscienza che tutte le logiche, tutto il modo di concepire quello che poteva essere una relazione aveva sempre delle asimmetrie. Sostanzialmente, alla fine, il concetto del win-win è veramente molto difficile da ottenere quando si ritrova di fronte a una controparte cinese. Approfondendo poi, analizzando, studiando di più quello che sta dietro a quello che sono i risultati, si capisce che c'è anche una strategia proprio governativa, prende anche delle radici, degli spunti anche dalla storia, perché la Cina ha sempre avuto, diciamo, una visione. Se andiamo a prendere la visione confuciana della Cina, loro si pongono al vertice di una gerarchia di stati che devono essere ordinati secondo, appunto, una gerarchia che stabilisce dei diritti e dei doveri. Questo vertice ci sono loro, e lo vediamo perché lo vediamo nel commercio internazionale.
hanno, anche per nostra responsabilità, diciamo che hanno, si sono presi quasi tutta la torta. Vogliamo raccontare, ecco, giusto per capire, ecco, l'hai già detto adesso, no? Per farci entrare, ecco, in quello che è poi l'approccio della Cina. Entriamo un attimo così subito nel vivo di quello che è trapelato, no? Di questo accordo. Sono stati pubblicati, è stato pubblicato anche il testo. Che cosa c'è da temere secondo te da questo accordo che è stato firmato? Io ho trovato un po' fuori luogo già insomma, la bandiera cinese al Quirinale, questa accoglienza in pompa magna, in quello che tutto sommato potremmo anche definire senza alcun problema un dittatore, visto che altri dittatori, no, sono stati fatti cadere con guerre e in quel caso non si è badato a spese per giudicare e condannare altri dittatori, ma evidentemente in aree dove questo si poteva fare. Ecco, dov'è la fregatura se c'è in questo accordo? Ah, e guarda, la fregatura è praticamente una fregatura dichiarata perché quello che è sorprendente è il fatto che anche leggendo, diciamo, testi relativi alla strategia della guerra cinese, l'arte della guerra, l'inganno e quant'altro, in questo caso, diciamo, per quello che riguarda il loro progetto geopolitico di espansione di dominio, è dichiarato, hanno in maniera molto trasparente manifestato le loro intenzioni, che sono delle intenzioni che mirano a costruire un nuovo ordine mondiale e lo stanno attuando in alcune aree, in alcuni paesi dell'Asia e dell'Africa lo stanno già sperimentando, hanno determinate tecniche che poi dopo magari ne parliamo, che sono la trappola del debito, sulla quale veramente dopo merita una particolare attenzione perché è quella dove noi andremo a cascare tra poco. E quindi lo dicono, ma noi facciamo finta di niente. Noi abbiamo firmato un memorandum dove, allora, la Via della Seta sappiamo che è praticamente un progetto strategico di lungo termine basato sulla costruzione di una serie di reti di collegamenti marittimi e terrestri. L'Italia in particolare è coinvolta nella parte marittima, quindi i porti. È talmente importante questo progetto che è stato inserito nella Costituzione cinese e la ragione per la quale al leader cinese, io non lo chiamo presidente perché il termine presidente di solito si associa alle democrazie, quindi io lo chiamo il capo cinese, il leader cinese Xi Jinping, ha praticamente ottenuto il mandato a vita proprio perché deve avere il tempo per pianificare tutte le strategie necessarie per portare a compimento questo progetto, che è la base per ottenere questo nuovo ordine mondiale secondo Pechino. Il problema è che noi non abbiamo a che fare con non stiamo firmando un accordo con delle società e basta. Cioè, diciamo, nella logistica, il memorandum coinvolge in particolare il mondo della logistica. Il mondo della logistica è fondamentale perché consegnando la logistica ai cinesi, noi consegniamo, gli allarghiamo le porte per invaderci con più prodotti e in più gli regaliamo la gestione, quindi la sovranità. Quindi, che cosa vuol dire? Quando noi trattiamo con delle aziende cinesi, non trattiamo con delle aziende private. Le aziende cinesi sono lo Stato cinese. Quindi dobbiamo capire che cos'è lo Stato cinese, quindi una dittatura, è un regime totalitario che deve ottenere degli obiettivi ben precisi al proprio interno, perché
c'è un tacito accordo all'interno della Cina, perché la Cina è una pentola a pressione, perché comunque la mancanza di libertà, le dittature storicamente sono tutte cadute, prima o poi degli errori li fanno, avvengono fatti economici, storici, interni, esterni, insomma. Non ce n'è una che ha resistito in eterno. Quindi che cosa succede? Succede che loro stanno garantendo, per mantenere la stabilità sociale, devono garantire una crescita economica costante, quindi crescita del benessere materiale in cambio della riduzione della libertà, perché in Cina la libertà, da quando c'è Xi Jinping, sta riducendo il proprio perimetro. Quindi ci sono controlli sui controlli dei media, c'è un controllo sempre più stringente sui social, non c'è più Google, non c'è Facebook, WeChat fino all'anno scorso riusciamo ad utilizzarlo, oggi si possono solo inviare le parole, ma non si possono inviare degli allegati, e quindi è un continuo arretramento della libertà. Stanno per introdurre a breve le pagelle sociali, quindi con un sistema di controllo attraverso il riconoscimento facciale, il controllo del comportamento delle persone. Ogni persona avrà probabilmente entro il 2020 una pagella e a seconda del comportamento avrà determinati diritti o li perderà, quindi chi si comporterà male, secondo criteri del governo cinese, del Partito Comunista Cinese, perderà per esempio la possibilità di muoversi, di prendere dei treni, di prendere degli aerei e quant'altro. Quindi fino a di fronte a comportamenti che sono ostili al governo, fino appunto alla prigione. Sappiamo che in Cina ci sono ancora i laogai, che sono dei lager, dove vengono rinchiuse, dove vengono rinchiusi alcune minoranze etniche, alcuni appartenenti a delle religioni o a dei movimenti religiosi e quant'altro. Quindi è un regime a tutti gli effetti. Adesso a me viene da ridere, cioè non mi viene tanto da ridere, mi viene da pensare, quando in Italia ci fu un dibattito nel 1976 se andare a giocare una finale di Coppa Davis in Cile. Un mese per decidere, poi alla fine si decide di andare a giocare questa partita, perché chiaramente il dibattito era legato al regime che governava il Cile. Il Cile era governato da un regime fascista, il cui leader era Pinochet, e l'intenzione era di mandare un messaggio forte, quindi boicottare questa finale. Il dibattito durò a lungo, alla fine si decise di giocare, e ricordo, ero un bambino, ricordo che durante la finale, nella partita di doppio, Panatta e Bertolucci giocarono la finale con delle magliette rosse per lanciare un segno di sfida e di contestazione nei confronti del regime. Cioè, noi adesso invece, alla ricerca di soldi, stringiamo le mani ai dittatori, facciamo degli accordi che sono molto pericolosi per il nostro futuro, con la massima indifferenza. C'è un bell'articolo di Ernesto Galli della Loggia che dice, di novembre, sul Corriere della Sera, dove spiega che probabilmente l'Unione Sovietica, per conquistare l'Europa, ha sbagliato strategia. Invece di puntarci contro missili e carri armati, avrebbe dovuto aprire una serie di shopping mall lungo la cortina di ferro. Probabilmente la nostra resistenza sarebbe durata ben poco, ci saremmo aperti al nuovo che avanza. E la Cina sta conquistando il mondo senza sparare un colpo.
Volevo tornare su quello che hai detto prima del debito per fartelo approfondire. Tu hai fatto un articolo sul tuo sito sulla situazione del Kenya, finito in questa trappola del debito, e ti chiedevi prima di questo che l'Italia firmasse questo accordo se l'Italia diventerà il Kenya d'Europa. Ecco, è un rischio secondo te? Spiegaci bene questo fatto del debito, di come la Cina sfrutta il debito con i paesi africani. Allora, applichiamo già l'esempio a quello che potrebbe accadere all'Italia. Allora, facciamo finta che si decida che il porto di Trieste è il porto scelto per fare da terminal alla rotta marittima della Via della Seta. La Cina, diciamo che per potenziare questo porto, decida che bisogna fare un investimento di 10 miliardi per fare nuove infrastrutture, la rete ferroviaria, tutto quello che può stare intorno ad un porto. La Cina dice: va bene, noi finanziamo con 5 miliardi il 50%, l'altro 50% lo versa. Contribuisce l'Italia. Chiaramente l'Italia, per tutta una serie di ragioni che conosciamo, non ha questi soldi per fare questo tipo di investimento, e allora la Cina dice: non c'è problema, c'è la nostra banca, The Bank of China, siamo noi che mettiamo attraverso la banca la parte che spetta a voi. Nel momento in cui alle scadenze l'Italia non riuscisse a onorare il debito, il porto diventa della Cina a tutti gli effetti. Questa non è fantasia, queste sono cose che sono già successe in altre nazioni. Chiaramente i target della Cina sono nazioni che sono finanziariamente fragili. Non è possibile pensare ad una strategia di questo tipo con la Germania. Chiaramente la Cina si orienta verso le prede facili da conquistare e l'Italia, per la sua fragilità finanziaria, è una preda facile. E lo è ancora più facile ora perché il debito pubblico italiano sta raggiungendo dei livelli, secondo alcuni esperti, insostenibili. Negli ultimi 12 mesi il debito pubblico italiano è cresciuto di 71 miliardi, il doppio dei 12 mesi precedenti. Questo è un trend che non è sostenibile e quindi bisogna andare a cercare i soldi. E il pericolo è che a me la storia del porto di Trieste mi fa venire in mente quello che avviene a volte quando ci sono dei signori che entrano in un esercizio commerciale in difficoltà e prestano i soldi e poi l'esercizio commerciale diventa di questi signori. Che questi sono dei dilettanti perché la Cina sta applicando certe logiche a livello globale, cioè a livello enorme, su delle proporzioni gigantesche, e si porta a casa i punti strategici che servono per la propria espansione commerciale, ma soprattutto geopolitica, perché nel momento in cui uno Stato perde dei pezzi di sovranità, non è più uno Stato indipendente, libero. Di Maio ha detto: siamo stati i primi, siamo stati più bravi, siamo stati i primi a cogliere questa opportunità. Chiediamoci il perché, siamo stati i primi. Io adesso mi veniva da sorridere in questi giorni quando la gente dice: ah, ma vedete, la Francia ha venduto 300 Airbus alla Cina. Ma sono cose ben diverse. Cioè, la Francia ha fatto la cosa giusta. A parte che l'Airbus è un consorzio non francese, ma è un consorzio europeo dove ci sono vari soci, tra i quali la Germania e la Spagna. Purtroppo non ci siamo noi. Però vendere
Cioè, nessuno dice che non si debba vendere, anzi, se vogliamo guardare i numeri, il problema è proprio questo, cioè la ricchezza della Cina è costruita sui surplus commerciali che ha nei confronti dei paesi occidentali, che sono originati da delle regole che sono delle regole asimmetriche, cioè la madre di tutti i problemi è il WTO, sostanzialmente sono le regole stabilite nel 1999, cioè l'epoca al momento della nascita della globalizzazione. Sono state stabilite delle regole asimmetriche che consentono alla Cina di competere in maniera con dei vantaggi competitivi eccezionali. Per quale motivo? Nel 1999 lo potevamo capire perché la Cina era un paese in via di sviluppo. Ma queste regole devono essere cambiate ora, perché la Cina non è più un paese in via di sviluppo. Invece queste regole continuano ad esserci. E la punta dell'iceberg è l'accordo di Parigi sul clima. Cioè l'accordo di Parigi sul clima prevede che la Cina possa continuare a aumentare le proprie emissioni di CO2 fino al 2030. Cioè il paese che ha le maggiori emissioni di CO2 è quello a cui è consentito di continuare fino al 2030 di aumentarle. Poi nel 2030 si discuterà quello che farà. Cosa vuol dire? Questo è molto importante perché se gli altri paesi invece le devono ridurre, per ridurle nel processo produttivo degli altri paesi bisogna introdurre tutta una serie di azioni che hanno dei costi sul prodotto finito. Quindi cosa succede? Succede che i prodotti cinesi continueranno ad essere sempre più competitivi e il pianeta continuerà ad andare in malora. Quindi mi farebbe piacere, non ho avuto la possibilità, mi farebbe piacere che qualcuno me lo spiegasse questo accordo di Parigi, qual è il senso di questo accordo di Parigi. Come non riesco a capire come mai non si modificano le regole del WTO. Allora, per quello che riguarda io, l'unica cosa che sto vedendo oggi a livello internazionale è il braccio di ferro che stanno facendo gli Stati Uniti verso la Cina. Io parlo solo di Cina, non voglio entrare nel merito di Trump, che sia simpatico, antipatico, amico dei russi. Entriamo soltanto nel merito di quello che è la negoziazione sui dazi tra Stati Uniti e Cina. Cioè, gli Stati Uniti stanno dicendo alla Cina: se tu non riduci i tuoi dazi come noi li abbiamo ridotti nei tuoi confronti, quindi ritorniamo su una situazione asimmetrica, quindi di reciprocità e di lealtà, quindi la smetti di fare il saccheggio del nostro know-how, noi ti mettiamo i dazi e ti blocchiamo le esportazioni, perché la Cina vive di esportazioni. Nel momento in cui le esportazioni cinesi vengono strangolate, la Cina va in una difficoltà veramente molto molto critica, le cui conseguenze è difficile misurare. L'economia cinese è già infrenata grazie alle iniziative che sono entrate praticamente attivate dall'ottobre dell'anno scorso, ma è solo un assaggio perché la Cina può essere messa molto più in difficoltà se venissero applicati a molti più prodotti i dazi che oggi sono stati portati, in parte sono minacciati, in alcuni casi sono stati applicati. E francamente non capisco come mai l'Unione Europea non ha seguito in questo gli Stati Uniti, perché le stesse sofferenze le abbiamo noi. Facciamo un esempio. Io conosco molto bene il settore automobilistico. Quando un costruttore, quando dobbiamo esportare le Alfa Romeo o le Maserati o le Ferrari, sono sottoposte in Cina a dei dazi molto elevati, però sono dei prodotti premium e destinati ad un target molto alto, sono in grado di avere un mercato
interessante, anche se devono subire dei dazi del 25% o più. Quando si va a produrre su, diciamo, tipologie di vetture medie, dove i dazi sono decisivi per il successo o meno di un prodotto, cosa si deve fare per evitare i dazi? Si deve andare a produrre in Cina. Ma per andare a produrre in Cina sei costretto ad avere un socio cinese. Per avere un socio cinese vuol dire condividere con questo socio la tua tecnologia. E questi imparano a fare le auto, e questo network della Via della Seta, o come si chiama a livello internazionale, che è la Belt and Road, sono dei collegamenti ferroviari che fra 10 anni immagino pieni di treni, di bisarche, con automobili cinesi che invaderanno l'Europa. Questo, loro gli obiettivi ce li hanno ben chiari, hanno una visione che è una visione di lungo termine. Noi purtroppo abbiamo delle visioni che sono a livello politico, che sono legate, siamo in una campagna elettorale perenne, l'orizzonte dei nostri politici è alle prossime elezioni, anzi al prossimo sondaggio. E quindi come si può fare una negoziazione con i campioni mondiali della negoziazione? Cioè, è come vedere giocare, non so, Italia Liechtenstein. I risultati sono scontati. Tutto sommato, rispetto alla Cina, no, l'Italia è un paese in teoria, no, piuttosto piccolo. Un po' l'hai già detto, ma a cosa gli serve l'Italia a comunque un colosso come la Cina? Beh, l'Italia è comunque un grande paese, perché praticamente gli accordi ad oggi sottoscritti dalla Cina sono sempre stati con dei paesi secondari. Per la Cina è un grande successo, i media cinesi hanno pubblicizzato questa firma di sabato scorso come un trionfo, perché hanno praticamente conquistato la prima grande preda, perché l'Italia è un paese importante a livello mondiale, un membro del G7, è un paese strategico, e soprattutto è un passo per incrinare la già precaria unità europea, perché per la Cina mangiarsi un boccone come l'Europa magari può essere anche un boccone un po' indigesto, ma farlo a pezzi, mangiarsi dei pezzettini uno alla volta, diventa molto più semplice. E chiaramente si inizia dalle prede più semplici. Però questa firma avrà un impatto molto molto importante, al di là della poi non mi è piaciuta l'opacità alla quale siamo arrivati, perché io adesso, rileggendo il documento, prima c'è stato detto che non si sarebbe parlato delle telecomunicazioni. Diciamo che nel punto 2, trasporti, logistica e infrastrutture, si parla di telecomunicazioni. Cioè, va bene tutto, però trattare un popolo così palesemente come un popolo di stupidi mi sembra veramente esagerato. Secondo me stiamo andando veramente oltre il buon gusto. Infatti si è parlato del 5G, che noi l'abbiamo parlato varie settimane fa, però in termini di altro tipo, cioè di quello che potrebbe essere l'impatto sulla salute di questa tecnologia. Invece, quale potrebbe essere il rischio di sostanzialmente consegnare questa tecnologia ai cinesi? Ma io, da quello che ho letto su articoli scritti da esperti, la metafora è un po': ti diamo la velocità, ma in cambio mi prendo i dati, mi prendo tutto, e soprattutto mi prendo il controllo, perché diventiamo anche ricattabili, perché la connettività che crea questo 5G determina la possibilità di bloccare
metropolitane, bloccare treni, bloccare un aeroporto, cioè c'è un livello di vulnerabilità potenziale, perché stiamo parlando di cose potenziali, che merita grande attenzione. Perché la Cina è così interessata? Cioè, la lettera che Xi Jinping ha scritto al Corriere della Sera prima di arrivare già menzionava le telecomunicazioni. Poi voglio dire, se è stata, cioè, devo dire, gli Stati Uniti che hanno fatto una mossa, quella del richiedere l'arresto al Canada della figlia del capo di Huawei, cioè, è un passo talmente importante che fa capire che la partita in gioco è veramente grossa, i rischi sono veramente grossi, perché obiettivamente gli Stati Uniti, come l'Europa, hanno spalancato alla Cina le porte su tutto. Cioè, la Cina, voglio dire, io qua ho dei dati, la Cina nei confronti degli Stati Uniti ha un surplus commerciale di, mi sembra, 300, adesso ho perso. Ecco, con gli Stati Uniti ha Cina verso Stati Uniti 275 miliardi di surplus commerciale. Cina verso l'Europa 175 miliardi di dollari di surplus commerciale. Non mi sembra che nei confronti della Cina ci sia stato un comportamento fino a 12 mesi fa non generoso. Mi sembra che sia stato un comportamento generoso. Non mi sembra che sia stato ricambiato nella stessa maniera. Vi racconto un aneddoto concreto. Io ho un cliente che, no, facciamo un passo indietro. Conoscete i prodotti che devono avere, molti prodotti devono avere la marchiatura CE, Sì. che vuol dire conformità europea. La Cina esporta molti suoi prodotti con una marchiatura molto simile al CE. Induce all'inganno, no? In realtà vuol dire, per la Cina vuol dire China Export, però ci sono la C e la E sono distanziate in maniera leggermente diversa, la E ha la stanghetta in mezzo un po' più corta, distinguerlo è veramente difficile, bisognerebbe andare con un compasso per capire la differenza. Allora, questo mio cliente deve esportare, praticamente deve mandare tutta una serie di apparecchiature che devono essere montate in Cina. Adesso non do troppi elementi per non far capire, per non metterlo nei guai, perché con la Cina è sempre pericoloso. Sostanzialmente, quindi devono partire questi pezzi che dovranno essere montati in Cina. Oltre a questi pezzi, che quindi dovranno essere montati e fanno parte, diciamo, delle casse che la dogana deve gestire come esportazione dall'Italia alla Cina, ci sono anche una serie, ci sono delle casse che sono di attrezzature per il montaggio, quindi devono essere utilizzate soltanto dagli operatori, dagli operai per fare il montaggio e poi devono rientrare in Italia. Quindi sono trapani, sono queste cose qui. Allora, la beffa, perché evidentemente hanno anche un, non lo so se sono perfidi o se sono, cioè ci considerano veramente dei cretini. Questi hanno tagliato a metà i trapani, i giraviti, tutte queste attrezzature, le hanno fotografate, hanno mandato all'azienda italiana queste fotografie dicendo che siccome queste attrezzature per il montaggio non avevano la marchiatura CE europea, non potevano entrare in Cina, e quindi lui ha dovuto ricomprare le stesse attrezzature in Cina. Oppure vi posso raccontare la fabbrica di gelati condotta da un imprenditore italiano che fino ad un certo punto, oltre ad importare le essenze, le materie prime, quindi quello ha continuato a farlo, importava anche i bicchierini per il gelato. Alla dogana gli hanno contestato tutta una serie di cose legate alla misurazione, al risvolto, non so, in modo tale che li comprasse in Cina e non li importasse più dall'Italia. Ecco, la Cina
adotta tutta questa serie di, oltre ai dazi elevati, oltre, diciamo, a tutte le cose che conosciamo, adotta anche tutti questi stratagemmi alla dogana per cercare di ostacolare l'import. Cioè, sono i campioni mondiali del protezionismo. Però io, prima del memorandum, quando si dice noi italiani siamo, praticamente importiamo per più di 30 miliardi e riusciamo ad esportare solo per 15 miliardi, ma non si analizza il perché non riusciamo ad esportare più di 15 miliardi. Abbassassero i dazi e avessero un comportamento di reciprocità e di lealtà, i risultati migliorerebbero. Probabilmente dovremmo lavorare anche meglio noi sulle esportazioni. Perché indubbiamente altri stati europei ottengono dei risultati migliori, però sta di fatto che comunque le regole sono asimmetriche e sono a favore della Cina. Tra l'altro la Cina esporta nei confronti dei paesi industrializzati molto più di quello che importa, quindi è chiaro che parte Esatto. sempre avvantaggiata. Sì, io, guarda, io ho fatto una riflessione e ho detto, oh, la riflessione è questa: il livello, diciamo, la competizione cinese la dobbiamo vedere a tre livelli. Il primo livello è guardando semplicemente la bilancia commerciale. Cioè, la bilancia commerciale è, per l'Italia, in disavanzo di 15 miliardi. Ok, parliamo dati del 2017. Entriamo poi nel secondo aspetto, la qualità di questo interscambio. Che cosa noi esportiamo, che cosa importiamo? Noi, per la maggior parte, le nostre importazioni sono importazioni di prodotti che già venivano prodotti qua, di cui abbiamo perso, diciamo, la produzione per via del prezzo, perché è chiaro, produrre là non ci sono norme ambientali, puoi fare questo, puoi fare quell'altro, tutele dei lavoratori. È chiaro che il risultato è che tante produzioni, devo andare a comprare un imbuto. A fine, parlavo con un amico, dice, sono andato a cercarlo in un negozio italiano, era 5 euro, sono andato in uno di questi negozi cinesi, l'ho pagato un euro e l'ha comprato lì. Come fanno tanti, io non posso criticare la gente che fa questo. Però noi che cosa esportiamo? Esportiamo turbine, meccanica, cioè esportiamo prodotti di qualità che vanno a contribuire alla struttura produttiva cinese. Quindi noi esportiamo alla Cina qualche cosa che alla Cina fa bene, contribuisce alla loro crescita. Quello che noi importiamo invece sono prodotti che intossicano maggiormente la nostra economia e fanno chiudere le nostre aziende. Il terzo livello, quindi abbiamo detto la bilancia commerciale guardando puramente i numeri. Il secondo aspetto è legato alla qualità dell'interscambio. E poi il terzo aspetto è che noi questi qua ce li ritroviamo su tutti i mercati. Cioè non è solo una questione dell'interscambio, è che se andiamo anche sul mercato finlandese, sul mercato turco o sul mercato argentino, le nostre aziende si ritrovano questi concorrenti che operano con questi principi. Quindi il danno è un danno che va oltre all'analisi del puro numero dell'interscambio fra i due paesi. È un problema globale che ti fa arretrare. Noi, stranamente, siamo in declino dall'inizio degli anni 2000. Non mi devono venire a raccontare che è una crisi. È un cambiamento. È un cambiamento perché c'è stata l'irruzione di questo competitor che ha avuto un impatto devastante. La globalizzazione poteva essere una grande opportunità. Perché? Perché là c'è un mercato di 1 miliardo e 300 milioni di persone. Tutti quelli che ci venivano a raccontare, ah, che bella la globalizzazione, vedrete che favola che sarà per le nostre aziende. Alla fine ci siamo ritrovati un mercato chiuso. Il miliardo e tre, è vero che ci sono 800 milioni di poveri, ma ci sono 500 milioni di persone che fanno parte delle categorie, delle classi medie o alte. Quindi la classe media cinese potrebbe essere un cliente. Invece andiamo ad intercettare, sì, va bene, va benissimo ai produttori del lusso, l'alta moda, va bene, loro chiaramente sono contenti, ma noi siamo contenti? Tutto quello che non viene più prodotto, lo compriamo made in China, magari lo paghiamo
anche un po' meno di quello che veniva pagato prima. Non è più prodotto da un'azienda italiana, dove c'erano dentro degli operai italiani che prendevano uno stipendio, potevano comprarsi una casa, fare il loro mutuo, comprare i mobili e quant'altro. Questo è l'impoverimento, il declino. Però capisco che i nostri politici fanno fatica a capire queste cose, perché sono un po' lontane dalla loro esperienza, dal loro curriculum e dalla... È meglio che lascio perdere perché... Intanto c'è Simone che commenta nel nostro gruppo Facebook: insomma, i cinesi ci mangeranno in salsa di soia. sì, lo stanno già facendo. Non... Io credo che qualche morso ognuno di noi l'ha già beccato, eh. Ora vorrei chiederti qualcosa invece inerente appunto a quello che già è accaduto nel nostro paese, perché io penso che in qualunque zona voi abitiate, mi riferisco ai nostri ascoltatori, sarete comunque abbastanza circondati da negozi o supermarket che magari hanno cambiato proprietà e che improvvisamente sono diventati quelli che io chiamo un po' negozi cianfrusaglie cinesi, dove si trova un po' di tutto. In modo silenzioso, questi negozi sono sbucati un po' da tutte le parti, così come i centri massaggi noti. Si narra di immobili acquistati in contanti, quindi una grande quantità di denaro contante, e che quindi in Italia non si parli molto, anche del rischio di questa penetrazione cinese, perché fa gola o comunque fa comodo a chi magari, che ne so, l'affitto gli viene pagato con un certo anticipo e di più di quello che dice il mercato, gli immobili vengono comprati in contanti. Ecco, che realtà è questa della penetrazione cinese anche attorno a noi che è già avvenuta? Allora, io qualcosa sono riuscito a capire, l'origine di questa, ho sicuramente dei conoscenti che avevano degli esercizi commerciali che hanno venduto di fronte a dei cinesi che gli hanno portato la valigetta piena di soldi, conosco altri che sperano che ciò avvenga. Posso dire che, per quello che so, molto spesso questi esercizi commerciali sono gestiti in maniera, limitiamoci a dire, molto astuta, giocando molto con quelle che sono le norme italiane. Ricordando un attimo, cioè, ritornando all'amico che è andato a comprare l'imbuto al negozio cinese. Mi raccontava l'altro giorno che mentre era lì è arrivata la guardia di finanza. Dice: io sono rimasto con questo imbuto un'ora, ho capito che la guardia di finanza chiedeva varie informazioni, ad un certo punto volevano sapere chi era il nome del commercialista, una cosa e l'altra. Dice: vabbè, io sono rimasto lì con questo imbuto mezz'ora, poi alla fine sono riuscito ad uscire con l'imbuto. Sono passato l'altro giorno e l'esercizio commerciale è chiuso, quindi aveva delle irregolarità. Però io faccio un esempio che conosco. Chiaramente sono alcune, sono delle catene delle vere e proprie catene di negozi, di casalinghi, abbigliamento e quant'altro. Ecco, una prassi, per esempio, è quella di fanno. Ai dipendenti fanno dei contratti part-time, okay? Fanno dei contratti di 4 ore. Ecco, sfido chiunque ad immaginare un cinese che lavora 4 ore. Ecco, il cinese generalmente lavora 12 ore. Quindi questi contratti part-time sono dei contratti che contribuiscono ad essere un elemento di slealtà nei confronti di altri esercizi commerciali vicini, che devono rispettare le norme, devono rispettare le malattie dei dipendenti, le vacanze, sono tutti costi. E sono costi che fanno la differenza. E questi, io so che
le autorità preposte fanno il possibile, li vedi che intervengono, quando intervengono le cose le trovano e li vedi chiusi. Però è così, così, questi fanno danni all'economia. E soprattutto, cioè, è difficile incontrarli. Mi faceva notare il nostro Paolo Franceschetti che lui li incontra quando viaggia, magari li trova in autostrada, però poi è difficile incontrarli in giro. Cioè, è una comunità molto chiusa, per dire incontrarli anche al supermercato è questione piuttosto rara. Cioè, nel senso, cosa fanno? Acquistano tutto al loro interno? Come mai, a parte in questi negozi, non si vedono molto in giro? Sì, loro sono sicuramente una comunità che fa molto fatica ad integrarsi. Poi è vero, cioè, capita di camminare in Paolo Sarpi e a me capita di vedere questi ragazzi della seconda o terza generazione che fra di loro parlano in italiano e li senti magari parlare del Milan, però fanno veramente fatica, cercano di essere autosufficienti, quindi è un'economia chiusa, è un'economia circolare, ma alla cinese, cioè circola solo su loro stessi. Io difatti quando sento qualcuno che mi dice ah, ma contribuiscono all'economia italiana, ogni tanto anche loro, perché io ho anche tanti amici qua, se non ci fossimo noi l'Italia sarebbe morta. Sì, se non ci fossero, vorrei vedere. Sarebbe interessante vedere la differenza. La leggenda di dove vanno quando muoiono. Ma guarda, io ti dico questo, che a me era successo purtroppo per la perdita di un parente. Ero andato dalle parti di Paolo Sarpi in un negozio, no, di quelli che organizzano i funerali. Quindi gli avevo chiesto conferma o meno di questa leggenda. E lui mi disse che le uniche occasioni in cui è riuscito a fare dei funerali è quando i cinesi muoiono per incidente. E quindi lì non c'è nulla da fare, incidente stradale, c'è purtroppo lì il cadavere e quindi si fa il funerale. Loro dicono che tornano a casa prima di morire, però non credo che sia così facile avere una tempistica ben precisa e quando uno dice ma credo nel giro di 15 giorni di morire, prende un aereo e si fa un volo di 13 ore e ritorna a Shanghai. Allora, guarda, è un mistero, però chiaramente molto, molto collegato alla questione dei documenti. Chiaramente i documenti sono fondamentali. Loro, tra l'altro, arrivano in maniera molto più discreta di come avviene come avviene nel Mediterraneo. Quindi anche qui non si fanno notare, non destano discussioni, dibattiti politici, perché loro entrano con dei visti turistici, entrano con dei normalissimi visti turistici, a volte entrano direttamente sull'Italia oppure passano via Atene o via Parigi e poi qui restano, e qui rimangono, cominciano a lavorare in nero e basta, entrano nel solito giro, però affari spenti. Raramente commettono, cioè, reati, magari ci sono appunto illeciti di altro tipo, ma reati, ecco, come così collegabili, no, a microcriminalità, cose di questo tipo, è raro che li commettano. Sì, io diciamo i fatti di cronaca principali li vedo legati a fatti che poi sono direttamente all'interno della comunità, perché della comunità cinese. Avevo letto e avevo pubblicato un articolo a proposito di recentemente, a proposito della prostituzione. Ci sono vicino a, mi sembra che fosse vicino a Roma, questo posto
dove tenevano queste giovani ragazze prostitute di alto livello solo ad uso esclusivo di ricchi uomini d'affari cinesi. Queste ragazze erano tenute praticamente come schiave, potevano passare la giornata, erano tenute sempre con l'abbigliamento con l'intimo, in modo tale da essere sicuri che non potessero scappare. Ecco. Probabilmente vengono anche in Italia con false aspettative, con l'inganno e poi entrano in questi giri. Però ecco, diciamo che anche il discorso della mafia cinese è abbastanza, mi sembra di averlo sempre visto muoversi all'interno della comunità. Ecco, penso che la questione più sull'esterno, l'impatto principale verso l'esterno è l'aspetto economico, diciamo, quello che può essere legato alle tasse o all'esportazione di capitali con i loro vari metodi del money transfer. Hanno tutte queste organizzazioni che fanno defluire, hanno fatto dei servizi anche sulla 7, mi sembra Piazza Pulita, hanno la capacità di far defluire tanti di quei soldi dalla Cina, dall'Italia alla Cina, che sono miliardi. Ecco, diciamo che io da quello che ho capito oggi, i cinesi di classe medio-bassa sono in Italia, sono in Europa, sono in giro per il mondo e mandano i soldi in Cina per aiutare i familiari, mentre i cinesi ricchi in Cina le provano tutte per mandare i capitali fuori dalla Cina. Io parlando con una cinese di alto livello, quando andavo in Cina, oggi chiaramente per una questione di mia incolumità non ho intenzione di riandare ancora verso la Cina, preferisco eventualmente avere dei contatti via Skype se c'è qualcosa da dire, però ecco, mi raccontava che in genere i cinesi, quelli di alto livello, quelli delle classi alte, hanno tutti un piano B, che è un piano B all'esterno, sostanzialmente quello di al momento buono avere una via d'uscita, avere possibilmente magari anche già la famiglia in Europa o negli Stati Uniti, essere pronti a evacuare, perché indubbiamente insomma, diciamo che la situazione politica e sociale cinese è comunque una pentola in ebollizione, ecco, bisogna vedere il coperchio fino a quando tiene, ecco. Ti chiedo l'ultima cosa, alla luce, ecco, di questo, del memorandum, di questo scenario che si è aperto con la Cina, che conseguenze poi ci possono essere per l'Europa? Per l'Europa le conseguenze, cioè la firma del memorandum da parte dell'Italia ha delle conseguenze, avrà sicuramente delle conseguenze che sono intanto interne all'Europa, cioè dei rapporti fra l'Europa e l'Italia. Ecco, diciamo che probabilmente tra alcuni membri del nostro governo e la Cina ci sono dei punti di contatto, cioè anche alcuni nostri politici auspicano la fine dell'Europa e anche la Cina ha interesse che l'Europa sia spezzettata in bocconi più digeribili. Quindi diciamo che il memorandum è sicuramente un aspetto importante, anche se c'è da dire che probabilmente è un passo che spinge ancora più in periferia l'Italia. Ecco, diciamo che io non è che abbia delle particolari simpatie nei confronti di Macron, anzi, il contrario, però devo dire che si è mosso bene. Diciamo che la mossa di chiamare Merkel e Juncker nella seconda tappa, nell'incontro che ha fatto a Parigi con Xi Jinping, è stata una mossa sapiente, ma io devo dire che, bene o male, mi spiace doverlo dire, ma da parte francese
si sono mossi abbastanza bene nel ribattere agli attacchi che sono arrivati dai nostri politici. E questo mi dispiace perché comunque la Francia è un nostro competitor e meriteremmo più rispetto. Però è un po' un problema a livello europeo. Cioè, noi, è un paradosso. Se voi riflettete che noi siamo ancora, non so per quanto, perché Alberto Forchieri dice che noi, dopo la firma del memorandum, verremo sbattuti fuori dal G7 e ci entrerà l'Australia al posto dell'Italia. Però ad oggi noi siamo parte del G7. Siamo comunque una delle principali economie del mondo, però in Europa siamo zero, veniamo considerati periferia e non contiamo assolutamente nulla. Ecco, io dico questo, che noi siamo nel G7 grazie agli italiani, alla loro capacità imprenditoriale, al loro modo di lavorare, e siamo il nulla in Europa per colpa dei politici, Sì. che però scegliamo noi, quindi boh, è veramente un paese strano, è veramente un paese strano. Noi adesso siamo contenti che mandiamo le arance via aerea in Cina, però vanno con gli Airbus di Macron. E quindi è tutto dire. Ricordiamo allora questo sito molto interessante per avere uno spaccato diverso, come piace a noi, e nel senso che di andare oltre a quello che è poi il mainstream, againstchina.com. Io ringrazio il suo editore Marzio Amendola che ci ha fatto questa panoramica così approfondita sulla questione cinese. Penso che insomma c'è molto molto da riflettere. Marzio, grazie davvero. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità e buonanotte a tutti quelli che ci hanno ascoltato. A presto, grazie, ciao Marzio. Ciao ciao.